persone che ti ispirano positivamente, ad esempio persone che senti che hanno un'aura pesante, un'energia pesante, sarebbe meglio non frequentarle perché energeticamente, diciamo, i nostri corpi si mischiano, sono un po' in interdipendenza fondamentalmente. Quindi la nostra sensibilità, questa sensibilità inoltre ci aiuta anche a mantenere un equilibrio energetico interno fondamentalmente, no? Ovviamente c'è anche un fattore spirituale, perché la sensibilità energetica ci può facilitare la connessione con il divino, la connessione con l'universo, essere in sintonia, diciamo, con le energie sottili, essere in sintonia con le energie sottili che permeano l'esistenza, ci apre, diciamo, alla presenza del sacro nel quotidiano, ad esempio. Sacro significa separato. Questo può portare a una maggiore spiritualità, a una più profonda sensazione di connessione con qualcosa di più grande. Insomma, la veggente di Medjugorje ha cambiato l'ambiente in pochi secondi. Beh, certo, persone che hanno un forte campo, una forte aura, hanno la possibilità o comunque naturalmente generano positività fondamentalmente. Quindi comunque la sensibilità energetica è un altro dono prezioso che non tutti hanno, è un dono, diciamo, no? Il dono è un qualcosa che viene donato, cioè ci sono persone che lo hanno, di solito sono delle caratteristiche che si hanno per nascita, poi uno può affinarle, no? Uno può affinare tutto, perché noi, la nostra vita può avere anche questo scopo. Il Buddha si dice che aveva sicuramente la predisposizione, ma nella vita poi ha fatto delle cose. Io ho una forte aura, ma non lo so, può darsi di sì, può darsi di no, non lo so, comunque sono eventualmente altre persone che devono percepirla. È un dono per nascita noi, chi crede appunto nella reincarnazione o nell'evoluzione in generale, sa che noi, diciamo, non proveniamo, come dire, la nostra energia perlomeno, no? Quello che viene chiamato il nostro corpo sottile, ha una, come possiamo dire, non è strettamente collegato a questa vita, anzi, questa vita è un frammento fondamentalmente di quello che noi potremmo avere. Quindi la sensibilità energetica è comunque un dono prezioso che ci permette di percepire e interagire col mondo in modo più profondo e significativo. Quindi coltivare questa capacità possiamo farlo attraverso, ad esempio, la consapevolezza, la meditazione. Sempre la meditazione è uno strumento utile per amplificare delle cose che sono già presenti in noi, l'autoipnosi, il rilassamento, chiamiamolo mindfulness, e queste pratiche, diciamo, possono amplificare qualcosa che in qualche modo è già presente in noi. Ma anche l'empatia profonda, no? L'empatia profonda è un'altra capacità spirituale, no? La capacità di sentire le emozioni delle altre persone, che sono tutte abbastanza collegate, no? Questa intuizione, sensibilità energetica, empatia profonda. E poi, ovviamente, un'altra cosa interessante è la sincronicità, cioè la capacità di cogliere le coincidenze significative. Le coincidenze significative capitano a tutti, però spesso non siamo in grado di coglierle, quindi non ce ne rendiamo conto. Ma la sincronicità sono i segnali dell'armonia universale, no? Le coincidenze significative accadono frequentemente nella nostra vita e sono un segnale. Saperle cogliere è un segnale, sono messaggi dell'universo. La sincronicità sono come messaggi dell'universo che ci possono confermare che siamo nella strada giusta, che siamo in sintonia col flusso della vita. Tutti, immagino, avrete letto la profezia di Celestino. Chi ha letto La profezia di Celestino sa che è un libro classico, semplice, una storia carina, bella, però fa capire molto, ad esempio, sulla sincronicità, no? La sincronicità è proprio questa capacità di entrare in sintonia con il flusso della vita, fondamentalmente.